Scusate, ma non ci state sopra, quindi... La pelle è secchissima in questo periodo e questo siero dovrebbe mantenere le cose idratanti bloccate nella pelle? Non mi sembra che lo stia facendo, però ormai. Ci siamo. Ci siamo. Ma che veramente? Ora sono le 8:20, io potrei essere pronta, ma in realtà oggi, che è il primo giorno, devo entrare alle 11. Ovviamente io entrerò alle 10:30, perché sì. Quindi per non impazzire, adesso mi metto a lavorare da freelancer, che devo imposto una cosa velocemente. Ci vediamo dopo quando mi sono truccata, va. La batteria è scarica perché non ho pensato a niente. Mi sono truccata, ho fatto quello che dovevo fare per impostare il lavoro. Manca 1:30, a questo punto mi preparo il pranzo. Non perché io abbia voglia di cucinare, ma perché mia madre mi ha fatto scoprire sta roba qui, che è un couscous già pronto. Tu lo metti in un piatto, ci butti dell'acqua bollente sopra e in 7 minuti è pronto. Ha già le spezie dentro, è già buono così. Così se proprio non c'hai voglia di fare niente, in 7 minuti puoi mangiare. Li ho comprati tutti, chiedete alla mia migliore amica. Le ho prese tipo 12. Buongiorno cactus, io mi sono dimenticata di fare l'intro, quindi non so dove metto questo pezzo, se prima o dopo, ma tanto non è che ci fosse tanto prima, quindi buongiornissimo cactus. Questo è il vlog della mia prima settimana di lavoro, nel nuovo lavoro. Non ho la pallida idea di cosa ci sarà in questo vlog, sinceramente. Come potete vedere, io ormai sono truccata, manca solo il mascara e i capelli fatti, i vestiti sono pronti e ho l'ansia. Ci sono due tipi di bambini, secondo me, al mondo, che poi diventano due tipi di adulti. Quelli che non vedono il giorno in cui succedono le cose, sono tipo entusiasti, saltellano, non vedono l'ora. E quelli come me che invece iniziano a dire, io non ci voglio più andare. So che dentro di me, da qualche parte, sono anche contenta, ma questa sensazione la proverò stasera o domani, perché adesso c'è solo il terrore. Anche perché tra l'altro mi devo presentare in una presentazione, cioè una roba... Va bene, userò ciò che ho imparato nel lavoro in Leo per oggi, ovvero che tipo in Leo ci ho messo mesi ad aprirmi con i miei colleghi, che sono diventati alcuni dei migliori amici che ho in questa vita. Tenere in mente che devo parlare con la gente come, non come se mi odiassero già di principio, ma come se... col beneficio del dubbio, perché di solito poi non apro bocca pensando di stare sui coglioni a tutti. Casino questa ripresa, e anche questa mattina, quindi a questo punto vi faccio vedere quando sono vestita e esco di casa, e poi ci vediamo stasera. Eccoci, carichi no? Pronti sì? Pantaloni li ho fatti stringere. Ovviamente mi sento deficiente, ma penso che mi sentirei deficiente con qualunque cosa. Andiamo, mi viene un attacco di panico. Si vede che è passata tipo tanto tempo. Sì, dalla mia estetica si vede. Primo giorno fatto, io sono stravolta. Neanche fame, quindi non penso che mangerò. Voglio solo farmi una doccia e dormire, credo. Vado a dormire, quindi ci aggiorniamo mercoledì, suppongo. Incredibile che nel 2022 non facciamo i vestiti autostiranti. Cioè, chiaramente lo zampino della lobby dei ferri da stiro, comunque, palesemente. Secondo giorno, pronti? Ho anche un po' lavorato stamattina. Questo è l'outfit e penso che questo pantalone di Zara lo comprerò in qualunque colore, perché è troppo carino. E questo è tutto, però mi servono delle magliette. Anzi, devo prendere l'ombrello, wait, mini ombrello apribile che ho preso su Amazon a 10 euro, consiglio. Metto in borsa. Qua, l'acqua, mi sto dimenticando un sacco di roba, aspetta. Hola chico, oggi è mercoledì, non so cosa vi ho fatto vedere di ieri, penso niente. Io mi sono dovuta prendere un po' laser perché sono tutta, non capisco neanche perché sinceramente, ma sono qui, ho lavorato un po' sul mio computer e ho consegnato alcune cose, è tardi, dove vado? Vi ho fatto anche delle stories finalmente, che non mi vedevate da 48 ore, che detto così sembra poco, però sembrava una vita e mezza. Mi sembra che questi giorni siano durati una vita e mezza. Ora cerco dei calzini puliti e vado.
chiuditi, ti prego. Eccoci qua, io sto schiantando di caldo perché sono le 6 e batte il sole. Devo rifillare l'acqua. Io sono vestita da yoga perché poi non ho avuto la forza di cambiarmi. Ora sono le 6, devo prepararmi per uscire stasera, quindi mi preparo e chiudiamo questo video. Così mi preparo, almeno mi vedete in una forma un po' più naturale, un po' più normale. Fatemi abbassare la luce. Cioè, ora, non è che mi lamenti, perché uno schermo più è grande, meglio è, soprattutto per la parte creativa. Ma quanto Cristo è grosso rispetto a me. Devo assolutamente comprare una borsa per questo computer, perché un 16 pollici io non l'ho mai avuto, non ho neanche mai avuto un 15 in realtà, perché sono una persona molto cheap, e questo è un Pro 16 pollici, è gigantesco. Comunque, mi cambio e sono da voi. Ci vorrà una vita. Ed eccoci qua, non perfetta, ma tanto domani devo fare sport, quindi tanto vale che metto a posto tutto domani, solo per essere presentabile stasera. Eccoci qua, cactus clip finale, che sarà un po' tutto il video perché mi sono resa conto che non ho registrato un bel belin di niente lungo tutta la settimana, perché la mattina correvo in ufficio, poi in ufficio ovviamente non so cosa posso riprendere, non ho neanche la confidenza al momento di fare riprese, e poi tornavo a casa e ho lavorato una sera, mercoledì sera invece sono andata all'evento del fuorisalone e poi sono perita a dormire. Per tutti gli altri giorni, tutti gli altri, completamente. Ma so come ipnotizzarvi e farvi pensare che io abbia fatto molto di più. Guardate le lucine. Fissate le lucine. Il video era lunghissimo. Molto bello. Lascerò un commentino. Guardate le cuffie, che non trovo più le AirPods e sto sempre sperando che riappaiano magicamente da qualche parte. Recappone, primo giorno, ansia a mille, sparata, incredibile. Mi sono anche dovuta presentare davanti a tutti perché era il giorno in cui la gente si presenta davanti a tutti, che culo. E quindi almeno ce lo siamo tolti. Giorni 2 e 3 ho aiutato a fare delle piccole cosine, ho ricevuto formazione sulle attività aziendali, su come sono formate le cerchie, perché non ci sono le coppie creative ma ci sono le cerchie, perché non esistono più le coppie creative perché il digitale è gigantesco. Ho iniziato a conoscere finalmente gente. Giorno 4, ieri, ho mangiato l'impossibile, non penso di aver fatto neanche una ripresa di quello che ho mangiato con i miei buoni pasto, ma ho provato l'ebbrezza del buono pasto, non l'ho ripresi perché ero sempre a tavola con gente che non conoscevo, perché ho praticamente pranzato tutti i giorni con persone diverse, che ci sono più di 100 persone, non ci sono tutte in ufficio, ma comunque un sacco di gente di cui devo ricordarmi i nomi, se li sbaglio per favore non vi offendete. E invece oggi poi ho provato l'ebbrezza di una delle attività dell'azienda, che in realtà la proverò anche settimana prossima, una nuova, ovvero lo yoga il venerdì a pranzo. Ci sono delle ragazze, tra l'altro due gnocche, che fanno lo yoga che fanno yoga evidentemente da anni, e che a pranzo, non ho capito, ogni quanti venerdì fanno anche lezioni di yoga a chi vuole unirsi. Ovviamente mi sono unita, perché figure di merda, è il modo migliore. In realtà non è andata così male, è molto più difficile di quanto pensassi comunque. Quindi sono andata a fare yoga a pranzo sotto l'albero al parco con tutti quanti, e poi ho preso e sono venuta a lavorare qui. Ho lavorato con più calma, con l'aria condizionata, la mia batteria sociale è allo zero, perché io sono di quelle persone che è molto timida e soprattutto all'inizio ha un sacco di pare, quindi quando parla così tanto con tanta gente nuova, panico. Finalmente ho iniziato anche a fare dei progetti, anzi sono addirittura su una gara, cosa che è molto figa perché è molto bello, ho potuto esprimermi in tutte cose. E cosa devo dirvi? Per me, che vivo della sindrome dell'impostore, questa settimana e la prossima saranno sicuramente le peggiori, perché vivrò nel terrore di non saper fare qualcosa, cosa che è naturale. E appena supererò lo scoglio del non saper fare qualcosa, andremo lisci come l'olio, suppongo. È strano ed è, devo ammettere, anche pesante tornare a fare il 9-18. È pesante, soprattutto se una volta chiuso non hai solo quello, anche perché non è quasi mai 9-18. Quindi è un trauma ritornare al contrario, però
l'azienda mi sembra una figata colossale, mi sembra esattamente quello che volevo, le persone che ho incontrato sono tutte meravigliosissime, carine, super puffole, la mia buddy, che è la ragazza che mi ha dato per capire come funziona l'azienda, non mi odia ancora, il che lo trovo un grande achievement sinceramente. E ci sono un sacco di attività fighe, un sacco di cose carine che scoprirò molto più avanti, ma per il momento è arrivato il weekend e io come unico compito ho quello di editare questo video, che è un problema perché secondo me non ha clip zero, ma vabbè, alla fine questo vlog pensavo venisse meglio, ma ho sottovalutato una cosa: il fatto che ero in ufficio tutto il giorno e che mi sarei vergognata a morte di fare clip, quindi non le ho fatte mai. Fatemi sapere se voi questo weekend avete visitato qualcosa in particolare, in questa settimana in realtà, per chi poteva, avete visitato qualcosa in particolare, mandatemi le foto su Instagram e cercherò di tornare a essere esistente da martedì, perché lunedì è l'altra bella giornata piena, da martedì. Un bacione a tutti i cactus che devono iniziare cose nuove perché ho visto che ce ne sono e io me ne vado a mangiare sushi, che è necessario. Cin cactus, ci rivediamo al prossimo 9 to 5, che in Italia non è 9 to 5 ma è 9 to 6. Buon weekend, buona domenica.